l'impero romano era uno stato. Cosa significa uno stato? Significa che aveva tutte le caratteristiche necessarie per poterlo chiamare così. Vediamo quali sono. Allora, innanzitutto un sistema di leggi, cioè delle leggi che valevano in tutto il territorio dello Stato. Poi c'erano i tribunali che si occupavano proprio delle persone che trasgredivano le leggi e quindi si occupavano di amministrare la giustizia. C'era poi un sistema fiscale, ossia delle tasse che venivano pagate, che i cittadini pagavano e che garantivano un'entrata fissa e costante nelle casse dello Stato, soldi che poi venivano impiegati per il mantenimento e per il miglioramento dello Stato. Tutta questa organizzazione era possibile perché c'erano i funzionari, cioè quelle persone che proprio permettevano il funzionamento di questo apparato. Erano delle persone pagate dallo Stato, quindi che ricevevano uno stipendio e che lavoravano per lo Stato. E infine c'era l'esercito romano che aveva il compito di difendere il territorio. Insomma, tutto questo insieme di elementi rappresenta la sfera pubblica, perché è un sistema che serve per far funzionare lo Stato. L'impero di Carlo Magno non aveva nulla di tutto ciò.